Ciao, grandissimi, sono Indo ragazzi, sono qui oggi a portarvi questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo con il secondo episodio della Assassin's Creed Ezio Collection, con Assassin's Creed 2. Desmond è uscito dal baule e finalmente siamo arrivati a Grazie davvero, destinazione. fantastico. Essere ficcato in un bagagliaio e sballottato in giro. Di qua. Allora, adesso mi vuoi dire che succede? C'è un motivo per la tua fuga, Desmond. Ti pareva. Ci serve il tuo aiuto. Per cosa? Un'altra caccia al tesoro nel passato? L'Abstergo vuole sostituire la sua mela dell'Eden. La mappa che hai trovato ne è la prova. Gli altri assassini faranno il possibile, dovunque sia possibile. Cosa? Che c'è? Stiamo perdendo la guerra, Desmond. I Templari sono troppo potenti e ogni giorno subiamo perdite. Ancora non capisco che cosa c'entro io. Vogliamo addestrarti, farti diventare uno di noi. Cosa? No, no, no. Tu mi hai visto in azione, io non sono capace. E anche se lo fossi ci vorrebbero mesi, anni. No, non con l'Animus, non con l'effetto osmosi. Ma io sono solo uno. A volte non serve altro. Ecco perché l'hai trovato. Il mio antenato. Come si chiamava? Ezio? Se riesci a seguire le sue tracce, imparerai tutto da lui, proprio come ha fatto lui. Anni di addestramento assorbiti in pochi giorni. Mi hai tirato fuori dall'Abstergo e portato qui solo per farmi diventare un assassino. Senti, c'è ancora dell'altro, ma dovrei aspettare. Fidati, ok? Va bene, ci sto. Dimmi cosa ti serve. Davvero? Sei sicuro? Pensavo che ti avrei fatta felice. Scusa, sono solo un po' sorpresa. Mentre guidavo ho passato tutto il tempo a pensare a come convincerti. Guarda, dopo quello che mi hanno fatto passare quei bastardi, sono pronto, motivato e deciso. Grazie. Ok, praticamente ragazzi, non vi faccio recap del primo episodio, ma vi consiglio di andare a vederlo. Lucy, ce l'hai fatta! Mentre conosciamo altre due figure Dio, importanti, quanto tempo! diventeranno nostri 7 anni, grandissimi roba da non compagni di credere! avventure e amici, Davvero? Bentornata. che sono Ah, questo deve essere il famigerato soggetto 17. Desmond Miles, giusto? Rebecca Voi chi Crane e siete? Sean Scusa, che Hastings. maleducato. Sono Sean Hastings e lei è Rebecca Crane. Molto piacere, Desmond. Bene, piacevolissima conversazione, ma se non vi spiace sarà meglio mettersi subito al lavoro. In questi giorni il tempo è prezioso. Abbiamo già preparato tutto, Lucy. Quando vuoi possiamo procedere. Tieni, ti ho portato qualcosa. Un regalino di commiato dall'Abstergo. Wow! Il nucleo di memoria! Ma è fantastico! Con i loro dati le cose andranno molto più veloci. Mi butto sul codice d'inserimento. Ok ragazzi, prima di fare quello che dobbiamo fare, cioè parlare con questi vari personaggi, vi riassumo quello che ci ha detto prima Lucy. Praticamente Lucy ci ha detto che addestrerà Desmond attraverso Ezio, e con l'effetto osmosi scusate, Desmond apprenderà tutto ciò quello che Ezio apprende al tempo di Firenze, ecco, il 1400. Quindi tutto quello che apprende Ezio lo apprende anche Desmond, grazie appunto a questo effetto osmosi, che come abbiamo visto Desmond ha già un po' avuto qualche effetto con l'occhio dell'aquila assunto dal Tahir. Ora andiamo a parlare a Sean Hastings. Come ho detto, sarà un po' cattivo in questo inizio con noi, ma diventerà un nostro grande amico. A che serve sta roba? Questa roba, Desmond, questa roba non è niente di speciale, davvero. Questa roba è solo la roba che impedisce a tutta la nostra operazione di andare a puttane. Lavorarci richiede una grande concentrazione, quindi mi scuserai se non ho il tempo di giocare agli indovinelli. Sean ha il compito di mantenere i nostri archivi, tipo una biblioteca digitale. Starà accanto a me mentre sei nell'Animus, quindi se ti imbatti in qualcosa di importante, persone, luoghi, eventi, eccetera, creerà delle voci nel database che potrai consultare per avere informazioni. Sì, non è solo un database, però. Fornisco anche supporto tattico agli altri assassini. Sai, Desmond, quelli che stanno là fuori a operare davvero sul campo, a rischiare la vita e robette del genere. Ok, come avete visto, percorre di un po' cattivo perché ci risponde sempre con un tono un po' superiore. Praticamente Sean mantiene gli archivi degli assassini e varie voci del database le gestisce lui, le varie voci del database, e fornisce anche supporto tattico agli altri assassini.
che sono affiliati ovviamente. Per quanto riguarda Rebecca Crane, è molto importante questo che vedete qua, perché questo, ragazzi, è l'Animus 2.0, quindi la versione evoluta dell'Animus che abbiamo visto prima all'Abstergo. È stata proprio Rebecca a gestirlo, sarà. Ciao Desmond, come va? Mi stavo chiedendo qual è il tuo ruolo qui. Mi prendo cura di Baby, faccio in modo che funzioni a dovere. Baby? Vuoi dire l'Animus? Preferisco chiamarlo Animus 2.0, visto che Baby è due volte più spettacolare di qualunque cosa ci sia all'Abstergo. I Templari avranno anche più soldi di noi, ma non hanno ambizione. Nessuna passione o competitività. Ecco perché, nonostante le loro risorse, qualunque cosa facciano io la faccio meglio. E più in fretta. Comunque, quando sei pronto siediti, che iniziamo. Devo fare ancora qualche piccola modifica. Ok, ora ci manca soltanto da parlare con Lucy. Ciao, senti, volevo solamente dirti grazie. E che mi dispiace. Per cosa? Beh, sai, per prima. Lì, all'Abstergo, è che, insomma, non ero pronto. Tranquillo. No, dopo quello che ho passato, sapere che i Templari esistono ancora, quello che progettano. Ciò che è fatto. Adesso sei qui, ed è quello che conta. Ok, ragazzi, abbiamo parlato anche con Lucy. Ora possiamo andare nell'Animus. E inizia il nostro viaggio. E questa come funziona? E ti pareva? Un bel respiro. Ah, è che sei un po' panta. Sean! Beh? Fatto. Ok, ragazzi, abbiamo visto un attimo adesso il nostro nuovo ambiente, diciamo, di lavoro. Un ambiente sicuramente più cordiale rispetto a quello che abbiamo visto nel primo Assassin's Creed. Non c'è più Warren Vidic, ma ci sono Shane Austin e Rebecca Crane. Ma ora ci concentriamo su Firenze, sulla Repubblica Fiorentina del 1476. Quindi, ragazzi, siamo in piena epoca rinascimentale. Quindi un periodo di grande spolvero, di grande ricchezza per Firenze, una Firenze dominata dalle famiglie di banchieri principalmente, e uno di questi figli, di questi banchieri di Firenze, è il nostro caro Ezio Auditore. Insieme per la vittoria! Insieme! 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 Silenzio, amici miei! Silenzio! Grazie! Sapete cosa ci porta qui stasera? L'onore! Vieri de Pazzi infanga il nome della mia famiglia e scarica su di noi le sue disgrazie. Se noi... Piantalo con i tuoi deliri, grullo! Buonasera, Vieri. Si stava giusto parlando di te. Mi stupisce vederti qui. Pensavo che i pazzi assoldassero altri per fare il lavoro sporco. È la tua famiglia che chiama le guardie quando ci sono noi, è codardo! Che c'è? Hai paura di trattare gli affari di persona? La tua sorella sembrava contenta del trattamento che le ho riservato poco fa. Uccidetelo! Combattiamo contro Vieri dei Pazzi. Ok, ragazzi, qual è la famosa pietra che colpì Ezio sopra il labbro? Allora, pestiamo bello forte. Ho pensato anche questo qua, non è con me. È con me, sì. Ok, ragazzi, praticamente vediamo. Ok. Nelle palle. Bruttissimo. Comunque, ragazzi, questo è Vieri dei Pazzi, quello che vediamo di là, dietro tutti i suoi scagnozzi. Vieri dei Pazzi, ragazzi, è una famiglia realmente esistita, quella dei Pazzi.
e più avanti vedremo cosa combinerà. Comunque è una famiglia che, per quanto mi riguarda, conosciuta per una congiura fatta a Firenze. Ehi, dietro di te. Federico, tu che ci fai qui? Volevo vedere se il mio fratellino aveva imparato a fare a botte. E che ti pare? Hai stile. Hai la resistenza che conta. Vediamo quanti riesci a stenderne prima che abbiano la meglio su di te. E questo invece è nostro caro fratello Federico, che invece che, diciamo, invece che consigliarsi di andarcene, ci dà una mano a pestarli, giustamente. Purtroppo, ah no, si possono lanciare giù sul fiume Arno, perché anche la location è una location abbastanza bella, perché siamo appunto, ragazzi, sul... Allora, non riesco a uscire da questo circolo vizioso. Ok, siamo appunto sul Ponte Vecchio, siamo a Firenze. Tenete giù le mani. Indietro! Indietro! Ok, siamo riusciti comunque a averla. Aspetta. Meglio, anche se stavo rischiando la pelle. Abbiamo quasi vinto. Il labbro. È solo un graffio. Aspetta al dottore dirlo. Non è necessario. E tra l'altro non ho soldi per questo tuo dottore. Sperperati tutti in donne e vino, eh? Sperperati non direi. Prestami qualche fiorino. O anche tu hai fatto lo stesso. Frugali. Avranno pure qualcosa in scarsella. Ok ragazzi, dovremmo andare adesso dal dottore. Non abbiamo denaro, quindi andiamo un po' a rifocillarci dai vari scagnozzi verde pazzi. Mentre ci rifocilliamo, rubandoli proprio nel modo più crudo. Allora, questo ragazzo qua che ci è appena arrivato è Federico, il fratello maggiore di Ezio Auditore, quindi il primogenito di Giovanni Auditore e Maria Auditore. È una figura per noi molto paterna, diciamo, per Ezio, ma che purtroppo non lo sarà per molto. Ma questo lo vedremo più avanti. Noi intanto continuiamo a prendere qualcosa e adesso, prima di andare da Federico, terminiamo questo episodio. Intanto ragazzi, volevo continuare a parlare un attimo di Viere dei Pazzi, che praticamente sarà ed è il nostro acerrimo rivale. E lo diventerà sempre di più nel corso degli episodi. E questo è quanto, ragazzi. Quindi, scattottata sul Ponte Vecchio, fatta. Molto bella. Guardate qua che visuale. Passo avanti, grafico stupendo. Abbiamo conosciuto Federico, il nostro primogenito, il nostro fratello maggiore. E abbiamo conosciuto il nostro arcinemico, Viere dei Pazzi. Quindi, ragazzi, per questo episodio è tutto. Noi ci vediamo a presto con un prossimo episodio, dove andremo, ovviamente, con il nostro Federico, chissà dove... Quindi, bye ragazzi, al prossimo video. Ciao!